Buonasera amici telespettatori e grazie di cuore per aver avuto la pazienza di aspettare l'appuntamento con il Talk Show. Benvenuti al Talk Show di Antenna 2, Video S e TV 1. Il mio saluto ovviamente va rivolto, ormai è divenuto un rito, è lui la presenza inquietante del nostro Talk Show e il nostro maestro di cerimonia, il maestro con tanta di giacca rossa, Eliseo Poglio. Buonasera maestro. E contrariamente a quanto sottolinea il maestro che sono canzonette da due soldi, noi diciamo che le storie che andremo tra poco a raccontare sono davvero, grazie maestro, delle storie toccanti e sarà sicuramente un'altra puntata interessante come è nostra consuetudine. Detto ciò, passiamo a presentare i nostri ospiti che, come è mio solito, vorrei ribadirlo anche questa sera, sono i veri protagonisti, io sono soltanto il tramite, colui il quale consegna delle vicende che interessano un po' tutti, che consegna il quotidiano a voi che siete dall'altra parte, utilizzando i mezzi elettronici che sono a disposizione, le telecamere, la regia, dove ci sono dei tecnici che si danno da fare per confezionare questo prodotto. Quindi io quasi centro e non centro, sono loro i protagonisti delle nostre performance, se lei è pronto maestro vado a presentarli. Per protestare contro le lungaggini della macchina burocratica è stato costretto ad ammanettarsi mani e piedi davanti al tribunale di Avezzano. Sua moglie Luana è morta a seguito di un incidente stradale, lasciando soli lui e il piccolo di 5 anni. Da quel triste giorno sono iniziati i guai per Mauro Zangari. Buonasera. Allora, intanto ringrazio velocemente Mauro per aver accettato l'invito e per essere stato disponibile nell'affrontare le telecamere e quindi rendere ancor più pubblica la sua storia, che è molto triste, parte da molto lontano, ha dei risvolti felici, ma poi ci sono anche dei periodi davvero drammatici e noi questa sera racconteremo questa storia. Grazie a Mauro, noi daremo del lei convenzionale, ci daremo del lei per rispetto dei telespettatori, anche se ci conosciamo un po' con tutti gli ospiti. Allora, è un consulente familiare specializzatosi con un master in America in terapia della famiglia e del matrimonio, pastore della Chiesa avventista. Considerando che con quella di questa sera è la terza volta che viene a trovarci, si intuisce che è nostra intenzione, rientra nel taglio del giornalistico che io voglio dare a queste trasmissioni, dedicare molto tempo ai giovani, alle famiglie e ai problemi dell'adattamento sociale, droga e alcol, veri flagelli dell'umanità. E l'ospite che sto per presentarvi dedica gran parte del suo tempo ad affrontare questi guasti sociali. È il dottor Lucio Altin. Buonasera dottore. Pensate, il dottor Altin ci raggiunge, lui è di Trieste, però abita a Rieti e quindi ogni qualvolta si carica di questo viaggio, anche se c'è la dorsale appenninica, c'è la superstrada, però è sempre un sacrificio e di questo noi la vogliamo ringraziare. Una piccola cosa. Bene, grazie dottor Altin. Io passo a presentare l'altro ospite. È un avvocato patrocinante in Cassazione, esponente da più di 30 anni prima del Movimento Sociale Destra Nazionale, poi di Alleanza Nazionale, rivestendo la carica di federale della Marsica. E questa carica l'ha rivestita dal 68 in questo periodo, dal 68 all'86, nel periodo cosiddetto, dal 68 al 76, nel periodo cosiddetto di piombo. Più volte candidato alla regione, alla provincia e al comune, ha ottenuto lusinghieri consensi. Il 17 prossimo a Tagliacozzo si tornerà a votare per il sindaco e lui è stato il promotore della lista del Polo della Libertà, è l'avvocato Silvio Giovagnorio. Buonasera avvocato. Io direi meglio tardi che mai, vero avvocato? Più volte sì, sì. Ci siamo detti io vengo, io la invito, e qui però per un fatto o per l'altro abbiamo sempre rinviato. Il 2 maggio.
Lei un giorno mi disse, dice, ma lei quando mi vorrà invitare? Il 2 maggio, no? Appunto. Avevamo appunto fissato questa data. Finalmente ci siamo, senza aggiungere altro. Allora io passo a presentare, grazie avvocato per aver accettato grazie. L'invito. L'altro ospite è il presidente di una categoria ultimamente tra le più tartassate, sia dal fisco che da altre istituzioni che ne regolano gli aspetti della competitività, con tasse sempre più salate e ulteriori aggravi. È quella degli artigiani, questa è la categoria che, e questa sera parleremo proprio di questa categoria. Parleremo di loro, dei loro problemi e faremo riferimento all'ultima loro protesta contro i pesantissimi aumenti del canone dell'acqua e della fogna. È il presidente della Confartigianato Marsica, dal 1990, è Carmine Di Cenzo. Buonasera Presidente. Oh, come ha visto Presidente, qui è come in famiglia, con il maestro Foglio che ci allieta con le sue sottolineature musicali. Stiamo tranquillamente a parlare, lo faremo come si fa tra amici. Vorrei evitare quel solito tono, soprattutto quell'aria che si respira quando ci sono quelle trasmissioni o alcune trasmissioni, non voglio fare riferimenti precisi, dove si è tristi. Noi parleremo di cose, ecco, del nostro abito, di cose tristi, però lo faremo in una certa, senza prenderci troppo sul serio. Se voi siete d'accordo, questa è una proposta che vorrei fare. Allora, intanto iniziamo a parlare di lei, Presidente. Io so che lei non vuole, è un po' schivo, non, preferisce stare dietro le quinte, ma è inevitabile per un Presidente. Presidente di una unione sindacale, qual è la Confartigianato, che conta molte presenze, lo dica lei, di qua. Ecco, parli di questa unione sindacale. L'unione di dunque. Rispetto a quello che dicevamo prima, io sì. Per non inciso un'esperienza sì. Da militare, sono stato per qualche tempo nei bersaglieri, no? E lì c'erano in tutte le maestro, nella caserma le grandi scritte, penne nere come i cori, insomma tutte scritte di altisonante, poi invece mi hanno trasferito al Genio Pionieri e lì c'era una sola scritta, tenace, infaticabile, modesta. E questa è un po' la storia, diciamo, della categoria in cui sono andato ad entrare, perché diciamo che non è che ho cominciato il lavoro come artigiano, diciamo che sono diventato artigiano in un secondo tempo. Lei è un famoso tipografo e quindi grazie tutti per la conoscono qui ad Avezzano, la conosceranno adesso anche in altri posti quando andrà la trasmissione in onda. E lei mi ha detto del militare, mi fa venire in mente una cosa che è curiosa e singolare, forse lei è l'unico sindaco ad essere stato eletto proprio mentre faceva il militare. Sì. Ma come è successo? 1900... È stata una trovata per accorciare il periodo di leva? Oppure no, com'è? Nel 1975 eravamo abituati ancora ai sindaci ultra sessantenni con un po' di pancetta e diciamo la fisionomia tipica del commendatore. E noi fu un'esigenza forse nazionale, ne fummo parecchi, ne fummo di sindaci giovincelli, ci chiamavano ragazzini. Io stavo sotto le armi, quindi qualcuno fece la campagna elettorale per me, a me dettero soltanto la licenza elettorale di 10 giorni, quindi chiaramente non è che con 10 giorni uno può fare una campagna elettorale e vincere le elezioni. Mi andò bene e dopo 3 mesi mi congedai. Durante il periodo militare ritornavo spesso, chiaramente, per 3 mesi, tutte le domeniche, tutti i sabati, certo. Le giunte, i consigli, aveva anche qualche giunta convocata. Aveva il beneficio di tornare a casa, però l'incombenza di dover affrontare, di prendere di petto i problemi del paese, veramente, di cui lei ne era primo cittadino, Aielli. Aielli, sì, non l'abbiamo detto questo qui. Stava in pessime condizioni, purtroppo c'erano 6 mesi di stipendi arretrati, altri tempi, poi... la legge Stammati che allora concedeva ai comuni ogni anno il 3% più dell'anno prima, per cui uno che stava male difficilmente riusciva a rimettere in su, insomma furono anni un po' di passione, dopodiché rimettemmo a posto le finanze comunali e il comune ripartì. Bene, perfetto. Lei parli ci parli della Confartigianato. Confartigianato. Quanti sono i soci iscritti nella Marsica, no?
Nella Marsica siamo un migliaio di soci iscritti alla Compartigianato. Un esercito, insomma. Eh sì, un bel numero siamo. Nella provincia dell'Aquila siamo oltre 2000. Poi, parallela alla nostra struttura, c'è la cooperativa artigiana di garanzia che raccoglie, sempre aderente alla Compartigianato, che raccoglie un 2000 iscritti. Oh, quanto è importante per il reddito nazionale il lavoro dell'artigiano, degli artigiani, soprattutto facendo riferimento a questo preciso momento che stiamo vivendo, un momento gli artigiani di siamo fatica, circa 1,5 milioni, con un numero di occupati per circa 4 milioni di addetti. E più o meno incide il reddito dell'artigiano per il 12% del prodotto interno lordo. Per cui diciamo che siamo una buona del PIL. Famoso PIL. Perché 4 milioni di addetti portano un indotto almeno di una decina di milioni, insomma, certo. Di milioni di persone. Quindi siamo una bella fetta dell'unità lavorativa nazionale. La categoria è abbastanza tartassata in questi ultimi momenti. Incontrandomi il presidente con un meccanico. E mi diceva come va, ci siamo incontrati in un bar, mi ha detto sì, va bene, io la mattina sistemo le fatture, la prima cosa che faccio sistemo le fatture, mi faccio un giro per i pagamenti e poi inizio verso le 10 la mia giornata. Sì. E quindi questo qui è siamo abbastanza, siamo carichi di adempimenti, sì. Oltre che diciamo tartassati dal punto di vista proprio del prelievo fiscale. Ma gli adempimenti spesso, per esempio, tanto per dirne una, fino a qualche anno fa pagavamo la tassa sui pesi e misure, che si concretizzava in una tassa di 4.000 lire l'anno, certo. Quindi stupidaggine. Però c'era l'ispettore metrico che veniva a Avezzano una volta l'anno e allora arrivava una cartolina, bisogna andare il tale giorno dalle 11 alle 14, alle 13, una cosa del genere. Uno andava lì e trovava una fila che non finisce mai. Dopo aver fatto la fila consegnavano un bollettino di conto corrente in cui ci scrivevano questa cifra di 4.000 lire e il numero della posizione. Si andava alla posta, altra fila, perché certo. Alla posta si trovava la fila a quel punto, c'era solo quel giorno ispettore me. E poi si doveva riportare un'altra volta la ricevuta lì all'ufficio metrico. Per pagare 4.000 lire si perdeva mezza giornata. Ecco, io da ragazzo sentivo dire alla scuola che il metro è depositato presso l'ufficio di Sèvres a Parigi. Sì, in una Francia, cosa del no? genere ho sentito dire. Ma l'ufficio dei pesi e misure, quindi non sta in Francia ma l'hanno spostato qui in Italia, e da quando presidente? Non lo so. Comunque voi pagavate la tassa. Si è pagata fino a qualche anno fa, adesso l'hanno tolta, però ci hanno richiamato lo stesso per fare non so che cosa, forse hanno tolto solo le 4.000 lire, ma i guai ce li continuano a dare lo stesso. E mi ricordo che dicevano che era un metro di platino irridiato, perché non si dilatava. E quindi restava sempre un metro, sì. Per una questione di puntualità. Voi facevate la fila senza mai reclamare, perché? Lei dice un giorno... Lì ho sentito anche qualcuno che se ne usciva con parole pesanti, vedevo un muratore con una cazzuola, dice, mo faccio bollare questa, perché praticamente non credo che i muri li vendesse a metro questo o a però chilogrammi. È in contraddizione con una frase che lei mi ha detto e mi è rimasta particolarmente impressa. Se la prendono sempre con noi, ha detto il Presidente della Compartigianato, perché parliamo poco, preferiamo lavorare, al contrario di alcune persone che magari stanno al governo e in un momento di recessione continuano ad avere le macchine blu, quindi per una spesa, per un impegno di spesa di miliardi, la scorta eccetera eccetera. Sì, preferiscono, ecco, diciamo, fare il però contrario. Questo potrebbe anche quindi essere il carattere dell'artigiano. Poi potrebbe anche essere un po' qualunquistico dire con le macchine blu, perché qualche macchina blu ci serve pure, diciamo che sono troppo. Sì. Ma io parlavo ovviamente di quelle superflue. Esatto. E ce ne sono tante. Diciamo che noi non siamo, io amo un po' parlare dell'artigiano come della formica, la formica che lavora, modesta, silenziosa, tenace. In contrapposizione alla cicala, che ha più tempo per strillare, più capacità, più voglia di farlo,
Noi per, diciamo, un po' per indole, siamo coloro che siamo attaccati alla bottega e, sì, e lì troviamo anche un po' lo scopo della nostra vita e pensiamo forse quasi di completare il mondo dentro alla nostra bottega, dal lunedì mattina alla... Se la formica è l'artigiano, la cicala chi è? La cicala è chi sa strillare. Per esempio noi spesso... Ma chi? Lo dico subito. E per esempio io parlo del sindacato, senza remore, perché il sindacato a noi ci ha sempre attaccato, non vedo perché non debba dire che quando si portano 2 milioni di persone a Roma sono 2 milioni di cicale. Quando parla di sindacato si riferisce alla triplice? Mi riferisco alla triplice, sì, tranquillamente. CGL, CISL, UIL. CGL, CISL, UIL, no, perché una... No. L'autonomi? La triplice, perché molto spesso, non so, si parlava anni fa di cominciare a istituire un ticket sui medicinali, più o meno sempre dal fronte sindacale partiva la proposta, dice perché il ticket sui medicinali? È più semplice far pagare l'1% in più agli autonomi dei loro contributi al Servizio Sanitario Nazionale, e alla fine si finiva per suonare gli autonomi, perché gli autonomi sono quelli, aggiungere qualche cosa, se vuole, sono quelli che non... Che non reclamano, che non vanno a Roma. Noi quando siamo andati, il massimo che siamo riusciti a portare a Roma sono state un 50.000 persone, ma l'artigiano è difficile smuoverlo. Io ho letto un vostro comunicato dove facevate appello ad alcune istituzioni, forse quella del governo, dicendo che desiderate essere interpellati quando si prendono delle decisioni. Facevate forse riferimento agli amministratori locali? Quando hanno deliberato per l'aumento dell'acqua, ne parleremo dopo di questo. Grazie Presidente, io vado ad incontrare da vicino finalmente l'Avvocato Silvio Giovagnorio, a parte l'affetto che ci lega e la conoscenza, di questo ne trascureremo questo aspetto, ci daremo da lei per convenzione, come abbiamo detto prima, e parleremo adesso con lei, Avvocato, del problema politico-amministrativo che vige a Tagliacozzo e poi soprattutto dell'imminente avvenimento politico, quello delle votazioni che ci saranno il 17 novembre. Allora cominciamo un po' a spiegare, ci sono due schieramenti, lei è stato il promotore uno dei promotori del Polo della Libertà, che presenta un candidato, ecco, lo dica lei, un vice provveditore, sì, mi sembra. No, sì. Provveditore agli studi come dirigente, alto dirigente statale. Se vuole può fare anche il nome. Veramente sì, se vuole. Lo faccio volentieri, è il dottor Emanuele Nicolini, che da circa 5 anni è a Tagliacozzo, città che adora, è in una situazione particolarissima, perché le vicende forse le conoscerà, di quest'estate in cui il sindaco uscente, l'ingegner Casale, è stato sfiduciato dal consiglio comunale, essendo stato eletto con una lista civica. Io sono del parere che le liste civiche non vanno da nessuna parte, perché difficilmente si riesce a costituire una lista omogenea sul piano culturale, politico e poi anche per problemi di referenza, diciamo così, istituzionale a livello si creano di contatti, degli inconvenienti dopo, a livello di contatti potere. Con le istituzioni, con la provincia, che so, con la regione, con ci sono validi ministeri. Esempi ne abbiamo, ma certo, che dopo certo. Preso il governo quindi, cominciano a litigare. Ma desidero riandare un secondo su Emanuele Nicolini. Sì. A due persone, tra cui me, proprio in presenza di questa situazione abbastanza effervescente, forse qualche volta un poco anche rancorosa, antipatica, perché la sfiducia a una persona poi brava come Vincenzo Casale, una persona colta, ecco, io onesta, la sto quasi per invitare nel no, rispettare le persone no, per assenti, carità. Ma vedo che non ce ne sta bisogno, perché no, lei le loda, no, quindi persona onesta, benissimo.
famiglia intemerata, cultura eccezionale. Quindi a maggior ragione si respirava questo clima un po' pesante. Non lo so, poi un conto è la persona, un conto è la funzione, è il sindaco. Lei sulla funzione mi sembra che... Perché? E quindi si era determinata una situazione particolarissima. Dobbiamo anche dire che praticamente la vecchia Democrazia Cristiana, che a Tagliacozzo conseguiva il 70% dei voti, e l'altro 30% in senso plebiscitario andà bulgaro, da curdo, bulgaro, e allora praticamente si è dispersa. E Alleanza Nazionale, prima il Movimento Sociale prendeva il 4, 5, il 6%, 200 voti, a fronte dei 3.000 della DC. E si è capito finalmente a Tagliacozzo, cosa che non è successa a Capistrello, che facendo il polo, che nel caso di specie si chiama Alleanza del Buon Governo, e cioè con tutte le componenti del polo della libertà, e cioè a dire Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD e CDU, si vince, perché Tagliacozzo è una città che a sinistra non ha mai votato. Quindi c'è questa lista, capeggiata da Emanuele Antonini, ripeto, alto dirigente dello Stato, provveditore, quindi una persona che sa districarsi. Vice provveditore. Sì. No, io vice non lo so, ma comunque il grado è quello lì. È una persona che sa districarsi proprio nell'amministrazione. Quindi voi puntate direttamente sulla vittoria. Era una persona per dire così, vittoria. certo, convinti di questo. Vinciamo tranquillissimamente. Già lo sapete. Sì, no, io non amo dire se vinciamo, facciamo. No, vinciamo. Sì. Ma lo dice così perché... No, lo dico perché se uno non ha fede in queste cose, non c'ha nemmeno la grinta. No, io credevo che voi aveste fatto dei conti a tavolino. No, ma volevo finire il discorso. Sì, i conti l'avete fatti e quindi si vince. Sì, sì. E abbiamo detto che abbiamo messo questa persona perché è un poco al di fuori delle parti, di queste interferenze personali. Ecco il motivo. C'erano personaggi, no? Insomma. I soliti noti, ecco, compreso io, che avevo scocciato la sempre Giovagnolo candidato, non ho mai amministrato. Ma ne aveva tutte le caratteristiche, i titoli per farlo, no? E allora abbiamo detto, tiriamoci un poco tutti indietro, e cerchiamo di mettere noi del polo una persona al di sopra delle parti. E francamente, dalla presentazione della lista, da altre manifestazioni che abbiamo fatto, francamente questa persona si è rivelata per quello che noi per fortuna avevamo intuito, per fortuna di Tagliacozzo, perché è una persona estremamente capace sul piano amministrativo, ha rapporti col personale perché ci ha abituato essendo un provveditore agli studi, è nel mondo della scuola, risponde e poi giovani, ai requisiti richiesti, quindi è tutta, abbiamo cercato di fare un cocktail che francamente, e sono contentissimo, si è concentrato su questa persona, con una lista che ha la rappresentanza di tutte le categorie, dagli imprenditori, agli artigiani, ai commercianti, ai liberi professionisti, ai rappresentanti in tutte le frazioni più importanti, cosa che in altre liste non vi è, e poi vi è la lista appunto animata dal PDS che chiamano della Margherita, e che è di sinistra, quindi si è creato questo bipolarismo che serve pure alla chiarezza politica, la politica è una cosa seria anche a livello di amministrazione di comune. Voi avete fondato anche della vostra campagna su un programma, no? Sì, certo. C'è un programma. Certo. E quali sono gli aspetti più importanti di questo programma? Andando voi ad amministrare Tagliacozzo, vi preoccuperete di che cosa? Di quali aspetti? Io penso del turismo innanzitutto e della piscina. Penso di sì, questo Villa Paradiso è tutto un problema. Noi
Noi per Villa Paradiso proprio la vorremmo affidare a una cooperativa di giovani per farla gestire. Ah, ecco, avete pensato di fare questo? Ma penso di sì, che sia nelle intenzioni. È diventata una favola. È diventata una favola, sì, ma noi ci abbiamo anche altre strutture. Ecco, che spieghiamo, possono essere di... spieghiamo per chi magari non lo sapesse, per chi vede da altri posti, che Villa Paradiso è un posto molto bello dove ci sono campi da tennis, dove ci sono le piscine, dove c'è una sala dancing, insomma è un bel posto che va riproposto. È una struttura al centro della città poi. Al centro della città, va riproposto al turista ma anche ai residenti del centro. E da tanti anni, da quanti anni si parla del ripristino, della ristrutturazione? Ma no, c'è stato. Da 15 anni. Ma la cosa potrebbe essere fatta con estrema facilità, poi ci si devono prendere contatti con quindi la regione. Quindi avete intenzione di affidarla alla Ma penso alla, che una il sindaco farà una, aperta a tutti. Insomma, poi un altro punto importante del vostro programma, avvocato Giovagnorio? Beh, è quella di una riqualificazione un poco della vita a Tagliacozzo, della collettività. Sembra una collettività abbandonata, ma anche la stessa città. Ecco, per esempio noi forse, lo faremo senz'altro, rinnoveremo tutto l'arredo urbano, per così dire, nel senso della sistemazione, anche la delle pavimentazione. Strade, la pavimentazione, tutte queste cose qui. Cercheremo di dare i servizi ai cittadini, i servizi essenziali, perché per i servizi i cittadini, caro Colletta, pagano le tasse. La tassa è il corrispettivo del servizio, quindi ad una tassa effettiva che il cittadino paga, faccio l'esempio, i rifiuti urbani, l'acqua, la luce, la nettezza urbana. Beh, vuole almeno io la pago qualità del servizio. E il servizio mi deve essere fatto, perché è un corrispettivo tra servizio che la pubblica amministrazione dà e il cittadino che riceve questo servizio lo paga, la scuola, le tasse scolastiche non sono altro che il corrispettivo del cittadino verso il servizio che lo Stato gli appronta. Bene, per quanto riguarda la discarica, avvocato, ci renda la discarica è un grosso problema. Leggiamo sempre sui giornali di questa discarica. È un grosso problema, sì. Ma il Comune credo abbia i mezzi per realizzarla a livello però di discarica che serve solo il Comune, anche perché i fondi sembrerebbero essere disponibili, ma questo è un problema enorme, perché adesso al cittadino di Tagliacozzo un chilo di immondizia costa 220 lire, perché deve essere scaricato a Lanciano, poi la discarica di Lanciano ce l'accetterà più, dobbiamo andare nelle Marche, certo, quindi certo. È una cosa un poco pirandelliana. Ma adesso si scaricava a Lanciano? A Lanciano, penso di sì, verso quella di Terra. Anche questa qui è una cosa interessante. Ma è interessante, ma ecco, vede... vede la casalinga adesso saprà che per esempio una busta oppure una cosa andrà a Lanciano. È gravato. È andata a Lanciano, sì. Noi per esempio non vogliamo andare a sindacare il passato, noi abbiamo fatto un programma che adesso qui è inopportuno illustrare nelle sue articolazioni precise, ma qualche punto l'abbiamo fatto, però noi non vogliamo andare a fare le pulci alle vecchie amministrazioni, noi se andremo, io levo il se, adesso sta tornando io levo il se, quando andremo ecco. Noi cercheremo di attuare quel programma che sta in questo momento viene consegnato a tutti i cittadini, indistintamente tutti i cittadini italiani. Già lo state facendo? Sì, già è in atto questa distribuzione. E dicevo, noi, perché amministrare significa andare avanti, stare a rivangare tutte le cose del passato non conta nulla, nelle polemiche sul piano personale non contano nulla. Noi siamo forti delle nostre convinzioni e delle nostre capacità e quindi speriamo che i cittadini di Tagliacozzo ci diano quel consenso. Benissimo. Che possa trarre Tagliacozzo da questa situazione. Bene. Di immobilismo. Grazie avvocato, noi seguiremo la vicenda delle elezioni politiche a Tagliacozzo per l'elezione del sindaco che si terrà il 17 novembre prossimo, domenica. Domenica. E ci risentiremo anche per vedere un po' se questa
sua convinzione, sì, verrà suffragata. Volentieri, andremo a festeggiare con il sindaco Nicolini. Benissimo, benissimo, d'accordo. Grazie. Allora andiamo ad incontrarci con il dottor Altin. Mi vorrei riagganciare, dottore. Adesso è un'alternanza la nostra trasmissione. Passiamo dall'amministrazione all'emozione, alle emozioni, ai sentimenti, all'infanzia. Ne abbiamo parlato la volta scorsa con Schulz, quando c'era Schulz, disse, quando lei propose una sorta di mini sondaggio, e chi ricordava una carezza, lui disse che si ricordava l'unico schiaffo che gli aveva dato il padre, e quindi forse perché le esperienze negative restano più impresse e colpiscono. Ecco, dicemmo anche di quanto sia importante ai fini di uno sviluppo armonico della personalità l'affetto dei genitori, la presenza di un padre, le manifestazioni d'affetto. Disse che sarebbe stato opportuno, questo qui me lo ricorda e chi se lo scorda più, che i genitori abbracciassero i figli almeno 3 volte al giorno, a prescindere dai meriti. È vero. Cioè, senza motivo. Uno come lo incontra, come si incrociano in un corridoio, l'abbraccia. Ecco, io vorrei ripartire da questo punto, dottore, prima di sentire poi la storia di Mauro. Penso che sia un bel punto di ripartenza, perché noi siamo talmente abituati a vedere la vita come un susseguirsi di esperienze che devono essere corrette. A scuola, dicemmo già qualche settimana fa, a scuola ci hanno insegnato che le sottolineature rosse servono a indicare gli errori, allora di errore in errore pensiamo che questa sottolineatura produca la correzione. In realtà non è così. Allora, ecco il perché dei grossi esperti nel campo della famiglia, che hanno studiato per decenni queste cose, sono arrivati a questa conclusione, che non sono le correzioni per punire che migliorano la vita delle persone, ma sono invece le carezze, le dolcezze, gli incentivi, tutto ciò che produce autostima. Cioè, in poche parole, l'individuo cresce e si corregge non per paura. La paura non è una buona maestra. In realtà è l'amore che viene trasmesso, però questa parola è troppo grande, no? Traduciamola in qualcosa di concreto. L'amore in questo caso potremmo dire che sia più la presenza, sia l'incoraggiamento, sia il convincimento. L'avvocato per esempio parlava di fede, no? Il signore della Confindustria, sì, il presidente di Censo, Confartigianato, Confartigianato, parlava della formica che ha fiducia in che cosa? Nella sua capacità di lavorare, eccetera. In realtà, se noi esprimiamo fiducia, le persone reagiranno con maggiore desiderio di essere all'altezza della fiducia. Il guaio è che oggi abbiamo, purtroppo in Italia, colgo l'occasione per buttarlo lì, abbiamo questo viziaccio. O ci piangiamo addosso e siamo lì a piangere che tutto va male, tutto va storto, e dedichiamo poco tempo alle cose che funzionano, oppure ci occupiamo di colpire reali o ipotetici avversari, politici o economici. Tutto questo è effettivamente tempo perso, perché nel mondo dei grandi numeri, come i movimenti politici e di altro genere, in realtà funzionano gli stessi meccanismi emozionali, soltanto in maniera molto più mascherata, di quello che avviene in una famiglia. Cioè, in una famiglia che cosa avviene? Avviene che se i genitori sono presenti, sono vicini al bambino, dico bambino per dire bambina o chiunque, certo. Se sono vicini vuol dire che seguono, si interessano, non soltanto di come va a scuola. Parliamo di bambino, dottor Altin, perché proprio in quel periodo, dalla nascita al terzo anno, viene tutto immagazzinato in quella cantina che lei diceva, le carezze, certo, le emozioni, sia negative che positive, certamente, che poi formano armonicamente o disarmonicamente la personalità di un individuo. Esatto, cioè in poche parole... Quindi è giusto chiamarlo bambino? È giusto, perché la parte bambina di noi
in definitiva è come se rappresentasse una matrice che poi dopo si riprodurrà continuamente nell'età cerniera, tipo l'adolescenza, tipo certo. quando ci si innamora e si sposa qualcuno, tipo quando nasce un bambino. E poi quando questo bambino cresce e lascerà la famiglia, il famoso nido vuoto, eccetera. Quindi in pratica tutti i cicli di sviluppo della famiglia subiranno un influsso profondo da parte di quella matrice che si è formata nei primi anni di vita. Ecco perché le carezze. Certo. Perché le carezze servono a far sentire al bambino che è amato non perché si comporta bene, ma solo perché esiste. Questo è l'amore che, diciamo, certo. il pastore che è in me ha imparato da quel Gesù che spesso viene citato, ma spesso a sproposito. L'amore, in poche parole, incondizionato, non condizionato dal comportamento, perché altrimenti che cosa accade? Che quando io faccio le cose bene, qualcuno mi dice bravo, nel momento in cui io le cose non riesco a farle bene per ragioni di diverso genere, che cosa avviene? È che non sono più bravo, che non valgo più, vengo allontanato emozionalmente. E il bambino quando comincia a realizzare questa cosa, cosa avviene? Avviene che dice, ah, allora, per essere amato io devo essere bravo. Ma questo che cosa significa? Significa che i cittadini, quando crescono, sono convinti che il comportamento produce l'approvazione. In realtà è vero che il comportamento è importante, ma se il comportamento è per paura di essere abbandonati, allora abbiamo il classico caso che quando c'è il vigile, allora io mi comporto bene, ma nel momento in cui non rischio niente, io passo anche col rosso e chi se ne frega. E allora questo nell'amministrazione pubblica, nel mondo politico, nel mondo di qualsiasi genere, dove le tasse ci sono e non sono le ottimali, questa furberia ci porta a un lento suicidio. Allora, io però questa sera non vorrei parlare di cose negative, vorrei promuovere un modo di incentivare gli atteggiamenti positivi, non mi stancherò mai di ripeterlo. Certo. Perché? Perché sono quelli più produttivi, cioè osserviamo i comportamenti che ci piacciono e che vogliamo potenziare, non perdiamo troppo tempo in quelli che vorremmo correggere. Certo. Perché? Perché potenziando quelli buoni, gli altri pian piano finiscono per svanire. Quindi partendo da una cosa, da un aspetto, partiamo dal positivo, dice il dottor Altin. Bisogna potenziare le risorse, in poche parole. Per raccontare la storia di Mauro, siamo costretti a far riferimento ad un aspetto, diciamo, negativo. Un'infanzia non proprio di quelle felici, perché purtroppo Mauro perde il papà all'età, quanti anni aveva lei, Mauro? 12 anni quando è morto di un incidente stradale. Mauro è di Colli di Montebove e ha dovuto esporsi in pubblico. Vivi a Colli di Montebove, vive sì, Mauro? Vivo fuori dal paese. Per protestare, come abbiamo detto, contro le lungaggini della macchina burocratica e della giustizia, si è dovuto per un po' accelerare i tempi di risarcimento nei confronti del danno subito, per il danno subito, la scomparsa di sua moglie. Intanto abbiamo delle immagini che ripropongono la protesta di Mauro, che lo vedremo tra poco incatenato davanti al tribunale, appena siamo pronti, tanto abbiamo tempo. Ecco, quindi per smuovere un po' la macchina burocratica affinché questo risarcimento arrivi il più presto possibile, prima sì. che sia troppo tardi. Ovviamente. Perché in questo caso non è vero, non è mai troppo tardi. Ecco, sì. Allora, diciamo esattamente il motivo di questa protesta, Mauro. Il motivo di questa protesta sì. è che... Non si faccia intimorire dalle telecamere, dalle cose, già abbiamo premesso. Il motivo di questa protesta è che io, dopo aver perso, diciamo, la cosa più cara che penso ogni uomo possa avere, la moglie, aver perso la cosa indescrivibile. Non vale per tutti, purtroppo. Aver perso la moglie, che è la cosa più cara che un uomo possa avere, soprattutto poi in particolare per me, mia moglie. E per quello che ha rappresentato, ecco, poi anche per quello che ha rappresentato nella mia vita mia moglie,
E adesso poi tra l'altro lei era anche un, diciamo, lavoravamo insieme, lei era titolare di una ditta, una piccola ditta di ristrutturazioni e lavori in ferro, niente di gigantesco, una piccola ditta, scusate, prego, la quale sono stato costretto a chiuderla per i motivi quali, innanzitutto lo stato morale mio che ero totalmente distrutto, perché è una cosa del genere, non so se tutti lo possano capire, penso che solo chi ci è passato può veramente capire il dolore di tutto ciò. Totalmente distrutto, ho chiuso, diciamo, questa ditta, e avendo delle conseguenze a seguito, che come tutti i piccoli artigiani, le piccole ditte hanno delle scadenze, diciamo delle cose che cumulandosi hanno creato in 3 mesi un, se così vogliamo dire, un buco, il quale buco adesso sono costretto ad chiudere, e per chiudere questo buco attualmente sono dovrei vendere delle cose che io ho fatto durante i miei 6 anni di sacrificio con il mio matrimonio, lavorando giorno e notte, e qualche volta anche il sabato e la domenica, anche rientrando in casa stressato e creando anche dei problemi familiari a causa del lavoro. Ecco, leggo testualmente adesso quello che lei ha scritto su questo volantino: tutto sì, dipende dalla compagnia assicuratrice Unipol, che è deputata a risarcire l'avvenuto incidente di mia moglie, ma ho capito che dovrei scendere a compromessi in loro favore oppure ricorrere a vie legali, con epilogo destinato a perdurare lunghi anni. Praticamente sì, l'assicurazione ha detto: se vogliamo risolverla subito, lei si deve accontentare. Non proprio, deve più essere o meno legale. Sarà stato così. Il mio legale mi ha fatto capire che loro potranno fare un'offerta, dopo di questa offerta io deciderò se sarà il caso di prenderla oppure no. Per questo motivo ho instaurato questa protesta, alla quale dico io, dopo aver perso tutto ciò, essere quasi costretto a dar via quello che ero riuscito a creare, adesso devo stare a patti, a condizioni del genere che non accetto. Allora, non so se è il termine giusto dirlo, pretendo che mi venga data immediatamente una parte che possa chiudere questo buco e consentirmi di andare avanti per un po', e poi che si chiuda tutta la pratica nel più breve tempo possibile. Per il momento Mauro ha sospeso la protesta, che è stata a livello regionale questa volta, ma intende, qualora non risolvessero il problema, tornare alla carica, e questa volta lo farà con una protesta a livello nazionale, con risonanza nazionale. Sì. Io, passando davanti al tribunale, vedendola incatenata, poi vedendo anche autorevoli colleghi Rai e c'è altre televisioni che la riprendevano, la intervistavano, mi sono chiesto, dovrebbe essere nel dovere di ogni giornalista, se fosse stato giusto sbattere in televisione, mi si passi questo termine, il primo che si incatena. Dopo aver risposto a questa e dopo aver scambiato 4 chiacchiere con lei, mi sono subito reso conto che la storia meritava risonanza, e quindi l'ho intervistata, siamo andati in onda sul telegiornale, anche la radio è venuta ad intervistarla, si è occupata di lei, e la cosa che mi ha indotto, mi ha spinto ad intervistarla, è proprio la sua storia. Io, ringraziandola per consentirlo, vorrei iniziare dall'inizio, Mauro. E a 3 anni, quanti anni avevi quando aveva perso il padre? No, beh, 12 anni circa. 12 anni ha perso Mauro il padre, e proprio per quello che dicevamo con il dottor Altin, si perde una certa identità affettiva, quindi si è facili alle sbandate. E quindi, trovandosi senza, con queste lacune, senza questo affetto, Mauro qualche fesseria l'ha fatta, e come tanti giovani, non avendo un riferimento, un faro, scendono in strada e cercano di campare alla meglio come possono, mi raccontava, con qualche furto, con qualche espediente, con... Puoi continuare, sì, non dato è perché che c'è stata questa... servivano per campare, non so neanche per io per quale motivo, penso che sarebbero stati più per l'emozione, qualcosa, un'emozione, un qualcosa. Ce lo dirà soltanto il dottor Altin questa sera, Mauro. Sì, scusi, no, sperando di rimuovere le emozioni. Sì, volevo specificare che non è che avevo bisogni economici, perché mia madre lavorava, avevamo una vita discreta. E allora, a seguito di tutto ciò, poi ho incontrato... Io vorrei che passasse, Mauro, scusa, l'informazione, che è la seguente: non serve né rubare
né fare uso di sostanze stupefacenti. Questo qui Mauro lo ha capito dopo. Io vorrei consegnare questa testimonianza a chi ancora non raggiunge questa verità, a chi non è fortunato come lei, no? Beh, la mia fortuna, se devo dire la verità, è stata Luana Antonucci, questa ragazza che ho conosciuto e poi me ne sono innamorato, la quale mi ha trasformato totalmente. Vuol dire che da lì ho fatto una famiglia, ho creato una famiglia, ho creato qualcosa di stupendo. Abbiamo un figlio, avevamo, perché adesso sono da solo, ho un figlio di 5 anni, cioè avevo creato, secondo me avevo il massimo, tutto ciò che volevo dalla vita. Un discreto lavoro, anche se non era anche che lei collaboravo insieme a mia moglie. Finché è arrivato questo giorno che è crollato tutto il mondo, se così si può dire, perché è finito tutto, è finita la famiglia, è finita la moglie, è finito quel calore che riusciva... Io subentro, Mauro, perché non le consento di piangere in televisione. No, non sto piangendo. Sì, vedevo che l'emozione era emozionato un po', però non sto piangendo. Era galoppante. Io vorrei chiedere, Mauro, al dottor Altin che rispondesse alla domanda che appunto lei le è venuta così spontanea: perché un ragazzo, un giovane fa certe cose? Naturalmente lo vorrebbe sapere anche Mauro. Sola, certo. Sì. È chiaro che dentro un bambino, perché non è neanche un ragazzo, a 12 anni uno è un bambino, le emozioni di un bambino di 12 anni continueranno a durare per ben altri 7-8 anni, perché tutta l'adolescenza noi siamo abituati a pensare a uno che diventa ragazzo, ma in realtà le emozioni sono ancora bambine. E allora c'è la parte fisica che cresce, c'è la parte intellettuale, che uno va a scuola, lavora, eccetera, ma le emozioni in realtà sono ancora ancorate all'esperienza bambina. Quindi a 12 anni un bambino di fatto non è ancora strutturato, non ha ancora quella sicurezza, perché sappiamo tutti che l'età dell'adolescenza è l'età della insicurezza, l'età della ricerca della sicurezza, e proprio quando doveva avere una figura di padre cui ancorarsi, no, da prendere, da incorporare in qualche modo. Parliamo asetticamente, così siamo un po' distanti dalle emozioni, sì, perché ce ne sarebbero tante, no, se lasciassimo andare, no? Questo bambino di 12 anni in realtà che cosa aveva davanti? Una grande rabbia dentro, cerco di mettermi nei suoi panni, no? Una grande rabbia dentro per qualcosa che ha perso e che non ha potuto neanche in effetti avere incorporato prima, perché non poteva. Allora, questa realtà, questo bambino di 12 anni aveva tutta sta roba dentro e non sapeva cosa farne. La gestione delle emozioni non è una cosa tecnica, non si impara a scuola, si impara nella relazione, si impara nel dialogo, si impara con qualcuno. E allora è chiaro che a 12 anni l'interesse di un bambino è nel gruppo. E allora il gruppo non sempre è il gruppo migliore, no? E allora è chiaro che nel gruppo si ha bisogno di scaricare tutta la rabbia e le tensioni che si sono accumulate dentro. Io immagino che quel bambino di 12 anni avesse avuto un'enorme tristezza, un'enorme sofferenza e contemporaneamente una grande rabbia. E allora questo porta a fare quelle bravate, quelle sciocchezze, anche se non per bisogno, come no, signor Mauro diceva, per sentire in qualche modo di avere un controllo della propria vita. E di contare in qualche modo. Scusi, senatore, sì. Io cerco di rimedesimarmi in quell'epoca, no? Però penso che lo facevo soltanto per essere un po' più al centro dell'attenzione e per essere al centro dell'attenzione, penso. Che cosa traduciamo, no? Penso, lo facevo. Credo che sia. È perfetto. Essere al centro dell'attenzione significa per un bambino, per un ragazzino. Significa soddisfare il bisogno di essere importante. Perché? Perché non essendo importante, perché non c'è una figura di padre che ti protegge, devi proteggere da solo. E allora come si protegge uno? Sentendosi forte. E come si sente forte? Cercando di raccogliere l'approvazione da parte del gruppo, e il gruppo dei compagni. E allora ecco che attirare l'attenzione fa sentire forti.
che sia in modo buono o in modo negativo, l'equivalente è lo stesso, secondo l'ottica ovviamente di un bambino, no? Di un ragazzino. E allora il problema è questo, il problema quindi è che la mancanza di un padre, di una famiglia stabile, diciamo chiaramente, perché uno non capisce a 12 anni neanche che cos'è la morte in realtà, sì. Non è che è capisce così. Molto, no? Allora è chiaro che mette in moto un meccanismo che poi alla fine travolge. Mentre ad onor del vero e del merito, il dottor Altin prossimamente pubblicherà un libro sulle emozioni, come rimuoverle queste emozioni, quindi poi ne parleremo. Forse può essere utile agganciarsi subito a quello che il signor Maro ha detto un momento fa, e cioè incontrare una persona che ha fiducia in noi, cioè la moglie, evidente. Sì, sì. È evidente che con tutti gli sbandamenti che c'erano stati, il fatto che questa giovane donna avesse avuto fiducia in lei, è chiaro che ha attuato esattamente quello che dicevamo un momento fa, certo. E cioè la fiducia, il desiderio di vedere crescere la parte positiva, ha fatto proprio questo. Invece di potenziare le cose negative e distruttive, ha potenziato proprio quelle positive. Io credo che questo sia, in realtà per lei, così mi permetto di aggiungere una cosa importante, credo che sia l'eredità più grande per suo figlio. Perché questa è veramente la cosa più bella che suo figlio ha ricevuto dalla mamma, tramite lei. Una considerazione, dottore Altin, lei è chiarissimo, quel bambino aveva tanta necessità, mi riferisco a lei Mauro, del padre, adesso è il suo bambino che ha bisogno di lei, quindi i ruoli si sono un po' invertiti. La reazione deve essere pure positiva poi. Quindi io proporrei, vorrei chiedere, adesso arriviamo anche a voi, vorrei chiedere al dottor Altin se può proporci qualche, dato che ci siamo trovati in questo pasticcio, mi sono trovato in questo pasticcio di emozioni, se lei ha da proporre qualcosa, una proposta che possa essere di ricucitura anche agli altri ospiti, magari se fosse, oppure una sorta di mini indagine. Potrebbe essere un'occasione adesso così un po' inventata sul momento, no? Certo. No, diciamo che perché non facciamo una cosa? Sì. Io farei una domanda, no? Sì. Magari a tutti noi. Sì, qui, partendo anche dalla. E cioè signor Dicenzo. Qual è il ricordo più bello? Parliamo di padre questa sera, perché non parliamo di padre? Il ricordo più bello che ha rinforzato un aspetto positivo di noi nella nostra vita e che ci ha dato una carica per affrontare problemi anche così pesanti come quelli che il signor Mauro ha accennato. Siccome lui, il padre, non se lo ricorda tanto perché sotto i 12 anni ci sono dei ricordi ma sono un po' limitati, allora forse potremmo quasi in una sorta di padre di gruppo fornire un padre attraverso la nostra esperienza al signor Mauro, in maniera che rimanga qualche cosa in quel vuoto che chiaramente non potremo certo riempire, ma almeno possiamo provarci. Allora, Carmine Dicenzo, i ricordi dei nostri papà, se non erro, che hanno un po' rafforzato beh, la nostra stima. Sono tanti, oddio, i papà sono un po' la metà del nostro mondo. Se ci mettiamo pure la mamma, papà e mamma sono 60-70% del nostro mondo. Poi quando vengono a mancare, allora si nota il vuoto completo. Io di papà ricordo prima di tutto la saggezza, perché loro stanno sempre qualche anno avanti a noi, e poi quelle cose che da bambini magari eravamo portati a contestare, poi con l'avanzare degli anni le abbiamo acquisite e fatte nostre. Non so, per esempio mi ricordo che quando ero giovane cominciai a studiare per vedere come si dovesse coltivare la vigna, e dopo, perché vedevo che non so, vicino al mare la coltivavano diversamente, allora dai con la teoria, e a un certo punto mi accorsi che mio padre la coltivava al meglio. Cioè quello che io avevo fatto, non so, con 15 giorni di studio, loro con l'esperienza erano arrivati alle stesse conclusioni. E questa
è una delle tante cose. Grazie Vincenzo, sentiamo l'avvocato Giovagnorio, un episodio legato al papà che ha rafforzato... Non ce ne sono, insomma. La questione secondo me è questa, che nell'ambito di una famiglia la madre è la madre, il padre, però il padre costituisce specialmente per tutti i figli, ma specialmente per i maschi, fino a una certa età è una posizione, quasi si propone il giovane quasi in una posizione antagonistica nei confronti del genitore maschio. Poi viceversa, quando ha acquisito tutta una struttura mentale, anche attraverso gli studi, attraverso l'impatto, diciamo, con la vita operativa, nel senso del, non della superficie del lavoro, l'impegno nella società, eccetera, allora poi veramente quello che ha incamerato gli serve da esperienza che pone al servizio prima di tutto di se stesso, ma anche degli altri che lo circondano. Episodi particolari, ma io non c'avevo un rapporto di grossa comunicazione con mio padre. Per esempio, pure quando dopo magari lo andavo a trovare dopo una causa importante, ma lui rimaneva a leggere il giornale, io stavo lì magari un'ora, così seduti, ma ci eravamo detto tutto. Beh, comunicavate in quel modo, vero? Si comunicava in quel modo, vero dottor Alcino? Ci eravamo detto tutto, dice papà, ho vinto sta causa importante, faceva, bravo. Chi è stato quel somaro di giudice che ti ha fatto? Finiva qui il discorso, mezz'ora, magari un'interiezione, qualche altra cosa, ma finiva così. È certo che il padre è una figura di ancoraggio, certo. È una figura di ancoraggio la cui perdita si avverte, credo, dopo 5, 6, 7 anni dalla scomparsa. Certo. Si sente proprio la nostalgia. E questo che in è questo caso quando... è nostalgia del passato, è nostalgia dell'avvenire, perché tu ti trovi quasi sperduto e non c'è più quel punto di riferimento. Noi abbiamo bisogno di punti di riferimento. Prima il dottor Artin accennava del tutti piangono, tutto va male, mi pare. Lui o lei, non mi ricordo. Sì, sì, dottore. Sì. Il vizio è italiano. Fuori no, e bisogna. La vita è una lotta, ecco perché mi permetto a Mauro Zangari, anche perché lo conosco molto bene, mi permetto di dare. Questo è il momento della reazione responsabile. E, diciamo, il folclorismo, tra virgolette, dell'incatenamento deve cessare, perché deve subentrare un modo di responsabilità, di tenacia, certo, nel perseguimento della realizzazione del proprio diritto e della propria pretesa, perché la pretesa, quando è giusta e quando si riconverte in diritto, il diritto va esercitato e ripreso. Quindi questo tanto più perché tu hai questo ragazzo, questo bambino di 5 anni, il quale già adesso incamera la figura del padre. Quindi dare a questo bambino il senso della responsabilità dei comportamenti che non più delle volte, quando sono estremamente clamorosi, diventano forse... La decisione è stata buona, però decisi, però adesso si persegue per le vie normali. Grazie avvocato, mi sembra che questo rientri nelle intenzioni di Mauro, abbiamo un minuto soltanto di tempo, è volato via quest'ora. Io volevo dire che Mauro lo definisce quell'amore di bambino, suo figlio, non diremo il nome per tutelare appunto l'infanzia che va rispettata, e proprio per quell'amore di bambino che Mauro adesso vorrà andare avanti a risolvere tutti i problemi, con la speranza che l'assicurazione si faccia sentire, risarcendo giustamente il danno fatto e quindi il danno che lei ha subito. Dottor Altin, mi sembra di aver detto tutto, a lei una conclusione veloce, purtroppo una piccola cosa. Sì, mancano proprio, scorrono i titoli di coda dove ricordano la vostra partecipazione. Diceva, parlava di responsabilità, io credo che sia giusto
io credo di interpretare il gesto, no, chiamiamolo sì, plateale, come in realtà una richiesta di aiuto da parte di un padre, che non c'è un padre fisico, ma è un padre che probabilmente vede nei grandi della società. Sì, Mauro è grande, però dentro c'è un buco. E allora è il momento che gli adulti responsabili, invece di stigmatizzare, diciamo, no, questo eccesso, lo capiscano, e allora non ci sarà più bisogno, se ci saranno figure di padri che risponderanno a questo bisogno. Non significa, no, viziare il bambino, come dice, testa ai piedi, no, ma aiutare in un processo giusto, richieste sagge, un modello giusto per suo figlio. Credo che questo sarà il modo migliore per dare onore anche a... Grazie a tutti voi per aver partecipato. 17 novembre le elezioni a Tagliacozzo, e l'avvocato Giovagnoli ci riferirà. Per questo canone dell'acqua speriamo che prendano in considerazione la vostra protesta e abbassino un po' il... Perfetto, ne parleremo casomai in un'altra occasione. Grazie a tutti, appuntamento alla volta prossima. Martedì, domani e venerdì andrà la prima, poi martedì la replica. Grazie, possiamo continuare a parlare di noi, tanto salirà la musica e poi ci sfumeranno, abbasseranno le luci, già le hanno passate. Poi non ci...